Buongiorno, sono Giulio Salerno, direttore dell'ISIRFA del CNR. È con piacere che do avvio al primo seminario che l'ISIRFA ha organizzato nell'ambito di un ciclo di webinar su autonomie, territori e istituzioni di fronte alle sfide dell'emergenza sanitaria. Questo primo webinar avrà per oggetto il tema della pandemia, delle disparità territoriali, con particolare focus sulla istruzione per verificare qual è il ruolo delle regioni e degli enti locali. Qual è la ragione di questi webinar che l'ISIRFA ha inteso organizzare? È quello di creare un luogo di incontro, di discussione per verificare qual è il ruolo delle autonomie, delle istanze territoriali e di tutte le istituzioni che si sono trovate ad affrontare questa sfida davvero epocale dell'emergenza dovuta alla diffusione del Covid. In realtà questo è stato un periodo in cui, come vediamo anche oggi, quello che sta succedendo proprio in queste ore, tutto l'apparato istituzionale si trova di fronte a una situazione estremamente difficile e critica, ma noi abbiamo immaginato di partire dalle situazioni concrete, dai problemi effettivi e soprattutto dal tema della istruzione, che è un settore dell'ordinamento che è considerato centrale, cruciale da tutti, ma che è stato particolarmente toccato dalla pandemia e che molto probabilmente vedremo adesso il contributo degli autorevoli esperti che hanno accolto l'invito a partecipare in questo incontro. Vedremo se è un settore che di fronte a questa sfida dell'epidemia ha visto crescere o accrescere le disparità territoriali e quindi determinando ulteriori gravi problemi in relazione alla tutela dei diritti e in modo specifico alla uguaglianza. In realtà, diciamo, tutte le istituzioni sono state messe alla prova, ma soprattutto in relazione al settore della istruzione, un settore ancora più complesso perché, come sappiamo, vi è un intreccio di competenze fra l'autorità dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali a livello del territorio e quindi questo ha determinato dei problemi ancora più complicati. Io allora, ringraziando sin da subito tutti coloro i quali hanno avuto la cortesia di iscriversi a questo webinar e augurandomi che possa essere l'avvio positivo per un percorso di studio, di riflessione che poi condurrà, immaginiamo, a un evento più importante in autunno che l'ISIRFA vuole organizzare per assicurare anche una visione più complessiva sullo stato del regionalismo e delle autonomie. Lascio la parola quindi a Fabrizio Tuzzi che avrà il compito di coordinare questo incontro e auguro buon lavoro e tornerò poi dopo per qualche parola di conclusione al termine di questo webinar. A te Fabrizio. Grazie, grazie mille e buongiorno a tutti quanti, benvenuti a questo primo webinar dell'ISIRFA. Semplicemente per dare alcune indicazioni di carattere poi operativo, sarà possibile per i partecipanti poter interagire con i relatori attraverso delle domande scritte. Avete un apposito box, quindi se ci sono domande sarà possibile farle, poi verranno girate ai relatori e al termine del primo giro di interventi. Ciascun relatore potrà rispondere quindi in modo tale da avere un'interazione anche con i partecipanti. Ci tariamo su 25-30 minuti per intervento e poi appunto a valle ci sarà la possibilità di fare queste domande. Registreremo questo webinar e quindi poi lo pubblicheremo anche sul nostro sito, quindi sarà possibile poi anche rivederlo. Io darei a questo punto la parola al primo relatore, quindi ad Andrea Filippetti per il suo intervento. Sì, buongiorno, grazie. Intanto io devo condividere lo schermo. Fabrizio, vedi le slide correttamente? Sì, io le vedo, sì. Bene, quindi scorrono, posso cominciare? Sì, assolutamente si vedono, sì. Allora, buongiorno, questo è un intervento, diciamo, introduttivo del seminario. È frutto di un lavoro congiunto con Fabrizio Tuzzi e parte di un progetto più ampio, in realtà, su cui spenderò pochissime parole durante l'intervento, che
su cui l'ISIRFA da marzo ha cominciato a lavorare, quello quindi di mettere assieme un osservatorio sull'emergenza, sulla gestione dell'emergenza Covid, in particolare per quanto riguarda le attività delle regioni, sia dal lato economico-finanziario sia dal lato legislativo. Perché questo? Perché è apparso subito evidente come l'emergenza del Covid-19 fosse rilevante, insomma, vorrei dire interessante, insomma, rilevante per chi si occupa di politiche pubbliche e della loro articolazione territoriale. È un fenomeno che definirei quasi di geografia amministrativa ed è trasversale a tutti gli ordinamenti. No? Basta aprire lo sguardo e andare oltre la prospettiva italiana per vedere come in tutti i paesi hanno dovuto affrontare le stesse dinamiche, le stesse problematiche, le stesse tensioni tra, nella relazione tra centro e territorio, perché la pandemia di per sé è stato un fenomeno che da un lato necessitava di un forte intervento centrale di coordinamento e di impulso, ma dall'altro lato, per come si è propagata, per come si è diffusa, aveva una fortissima connotazione di differenziazione territoriale. Quindi occorreva gestire questo duplice livello nazionale e territoriale in modo rapido, flessibile ed efficace. Le problematiche che sono sorte sono rilevantissime per chi come noi si occupa di sistemi regionali, ma ha coinvolto tutti i paesi, tutti i vari ordinamenti, diversi assetti istituzionali, dai paesi più regionalisti come la Spagna, paesi federali come Stati Uniti, ma anche Brasile, Australia, Germania, ma anche paesi, come dire, profondamente unitari come il Regno Unito. Nei mesi scorsi uno dei temi più caldi in Inghilterra era il conflitto tra il governo centrale e la città di Manchester, che non è neanche Galles o Scozia, ma è una città, la municipalità che contestava, guarda un po', al governo centrale la possibilità di decretare, diciamo, una zona rossa nell'area metropolitana di Manchester. Quindi è un tema trasversale che ha coinvolto paesi ad assetti federali fino a paesi ad assetti fortemente unitari, centralizzati. Quindi un tema di geografia amministrativa lo definirei, no? Quindi questo è il contesto in cui ci siamo mossi con questo progetto. Quindi una necessità di gestire questa emergenza in un nuovo contesto istituzionale creato dalla riforma del titolo V del 2001. Quindi una sorta di regionalismo alla prova in un contesto così particolare, peculiare. Con un'emergenza, come ho già detto, forte, diciamo, che necessita di un'azione nazionale centralizzata, ma allo stesso tempo aveva per caratteristiche, tuttora, una forte differenziazione a livello regionale e non solo, anche subregionale, come poi vedremo nell'intervento di Patrizia sugli enti, gli enti locali. Quindi, con questo, diciamo, lavoro è un primo passo per fare una prima valutazione di come il regionalismo ha reagito, di come ha funzionato. E lo facciamo sulla base di questi criteri. In che misura è stato rapido? Chiaramente l'emergenza necessitava di una risposta immediata. In che misura è stato flessibile? Tornerò spesso su questo tema. Flessibilità e capacità di differenziazione, che è di fatto la ragion d'essere del regionalismo, dell'idea, del concetto regionalista e o federale, no? Quindi l'idea di saper poi articolare a livello locale le politiche in modo differenziato sulla base evidentemente di diversi contesti, diverse necessità. E questo era chiaramente uno dei temi nella gestione dell'emergenza. Quindi con questo lavoro cerchiamo, sulla base di alcune elaborazioni, di fare una prima valutazione, ma un primo tagliando, diciamo così, del regionalismo alla prova dell'emergenza. E quindi, come dicevo, abbiamo messo in piedi un osservatorio presso l'ISIRFA e
Per quanto ci riguarda, c'è una parte legislativa di cui si occupa il collega Antonino Iacoviello e una parte finanziaria economica di cui siamo occupati io e Fabrizio. E al 31 dicembre, per dare un'idea di quelle che sono state le misure economiche poste in essere dalle regioni hanno messo in campo 7,3 miliardi di euro, di cui 2 per interventi alle famiglie e 5,3 per interventi al sistema produttivo. Parliamo di interventi esclusivamente mirati alla gestione dell'emergenza, quindi come dire, interventi straordinari rispetto all'amministrazione ordinaria delle regioni. Per cui è stato un lavoro di censimento delle delibere di giunta. Questa è una piccola nota metodologica. Sostanzialmente Fabrizio ha spuntato tutte le delibere di giunta ed ha poi estratto quelle che erano indirizzate al sostegno delle famiglie e del sistema economico in risposta all'emergenza Covid. Sono stati presi in esame solo quei provvedimenti che hanno poi portato ad una variazione di bilancio, quindi quei provvedimenti per cui c'erano stanziamenti di risorse finanziarie. E quindi abbiamo fatto una ricognizione di tutta quella che è stata, diciamo così, la reazione, l'attivismo delle regioni in tema di emergenza sulla base dei loro bilanci regionali. Quindi qui non ci sono evidentemente gli interventi dello Stato centrale. Bene, quindi è un modo per cominciare a vedere come ha reagito il sistema regionale in autonomia. Vi mostrerò qualche dato aggiornato al primo aggiornamento che è stato il 31 luglio. L'idea era di fare marzo-luglio come dire, un primo assestamento, un primo momento di reazione, sono 5 mesi scarsi, per dare un'idea di come le regioni si stessero muovendo. Qui mostro alcune regioni per comodità di presentazione. Sostanzialmente questo è come è fatto il nostro osservatorio. Quindi abbiamo i provvedimenti delle regioni suddivisi per destinazione welfare famiglie, sostegno alle famiglie, oppure destinazione sostegno a imprese, a piani professionisti. Parliamo sempre di euro per capita per abitante, quindi i numeri sono tra loro comparabili. E quindi da una prima, diciamo così, analisi cosa emerge? Sostanzialmente c'è una sistematica sovraesposizione degli interventi a favore del sistema produttivo, quindi imprese, artigiani e professionisti, rispetto a quello delle famiglie. Come si può interpretare questo dato? A mio avviso, diciamo, mentre per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, il governo centrale può più facilmente intervenire perché può facilmente, come dire, articolare gli interventi in funzione delle differenze delle famiglie che sono riconducibili di fatto a reddito, abitazione, status lavorativo, quindi facilmente identificabili, basta pensare a strumenti come l'ISEE. Bene. Quindi anche un governo centrale può facilmente navigare tra le disparità familiari e quindi porre in essere interventi di conseguenza, interventi coerenti con le diverse situazioni. Il sistema diventa più complesso quando andiamo sul settore produttivo. Le regioni sono fortemente differenti, hanno diverse specializzazioni, hanno diverse strutture di impresa, basti pensare al dimensionamento delle imprese, o basti pensare alla vocazione manifatturiera piuttosto che di servizi. Basti pensare poi all'interno dei servizi e della manifattura le diverse sfaccettature che possono avere un Veneto rispetto alla Sicilia o a Sardegna e così via. Quindi non stupisce, anzi lo trovo positivo, che le regioni abbiano deciso di dare un sostegno importante ai sistemi produttivi perché loro possono, meglio del governo centrale, ritagliare. Bene, quindi rendere più aderente l'intervento di sostegno a quelle che sono le specificità regionali. E questo della preponderanza del finanziamento al mondo sistema produttivo è sistematico, quindi lo troviamo poi in
in ogni aggiornamento. Questa è l'unica, come dire, classifica che ci siamo permessi di inserire, però dà delle indicazioni rilevanti. Quindi qua stiamo sostanzialmente mettendo in ordine per euro per capita, quindi per abitante, quindi lo sforzo finanziario delle regioni e delle province autonome. Cosa emerge poco sorprendentemente? Che chiaramente l'autonomia premia, quindi le due province e la Valle d'Aosta sono tra le regioni che hanno messo in campo nei primissimi mesi un numero di risorse largamente, significativamente più importante dalle altre regioni. E poi emerge, questo lo vedremo, è un altro filo rosso di tutta questa presentazione, le regioni del sud, Puglia, Sardegna, abbiamo il Piemonte, Molise, Campania, Calabria, Umbria, Marche, eccetera. E anche questo si giustifica abbastanza facilmente, spenderò poi due parole. Ma la ragione è che le regioni del sud hanno avuto a disposizione la rimodulazione dei fondi europei, dei fondi comunitari, e quindi hanno avuto una disponibilità di cassa importante da poter abbastanza rapidamente, con una certa difficoltà amministrativa, da poter riversare da quelli che erano i fondi di coesione, riversare al sostegno delle emergenze. Questo quindi spiega perché in tutte le rilevazioni poi troveremo una particolare importanza delle regioni del sud, sempre assieme alle regioni e province autonome. Questo è un altro modo in cui si possono leggere i dati. Questo grafico cosa riassume? Riassume l'intervento nei due trimestri, marzo-maggio, maggio-luglio. Come si legge? Le regioni più a destra, quindi con le barre blu, sono quelle che hanno messo in campo il 100% dei loro interventi già nel primo trimestre. Quindi diciamo così, le regioni più reattive sono alla nostra destra, quindi Provincia di Trento, Liguria, Campania, Piemonte, Molise, Bolzano e così a crescere. Le regioni che hanno avuto bisogno di più tempo per mettere in moto diciamo, per mettere le risorse in campo sono queste regioni qui più a sinistra, Marche, Umbria, Friuli, Veneto. Quindi lo possiamo leggere come un indicatore di capacità di reattività, di capacità amministrativa, ma anche poi vedremo di disposizione poi di risorse, perché chiaramente quello era un vincolo importante. Tenete conto che le regioni sostanzialmente hanno un bilancio che è schiacciato da sanità e gestione amministrativa, per cui trovare all'interno dei loro bilanci risorse da destinare rapidamente all'emergenza Covid è stato un esercizio non banale. Bene, quindi qui nella capacità regionale di reagire conta chiaramente sia una capacità amministrativa, ad esempio la rimodulazione dei fondi comunitari era un procedimento non semplice, e sia evidentemente una disponibilità di risorse. Questo è un altro aggiornamento al 31-12. Un altro modo di leggere questi dati ci dice qualcosa sulle fonti di finanziamento. Ossia, qui la striscia blu scura è la parte di finanziamento che proviene dalla rimodulazione dei fondi europei. Bene, quindi qui non è un caso che Puglia e Campania, che sono tra i maggiori, le regioni che hanno messo in campo misure più importanti, sono anche i maggiori destinatari di fondi europei. La PUR sostanzialmente ha messo in campo per oltre il 95% fondi europei, la Campania in modo simile, la Calabria usa solo fondi europei, Sicilia, Veneto e così via. Chiaramente più scendiamo verso regioni diciamo che del nord e più conta la parte di risorse proprie. La provincia autonoma di Bolzano sostanzialmente ha messo in campo solo risorse proprie, Toscana, Valle d'Aosta, Marche, Trento, di fatto anche solo risorse proprie. Quindi qua vediamo come, da un lato vediamo l'autonomia, quindi di nuovo come l'autonomia poi consente di disporre di risorse proprie in misura importante, e vediamo invece come le regioni, che sono le grandi destinatarie dei fondi europei,
hanno saputo e hanno potuto evidentemente riversare gran parte di questi fondi strutturali sulla gestione dell'emergenza. Questo è ancora un altro modo di poter giocare e interpretare i dati. Qui abbiamo suddiviso, abbiamo visto in che modo la riprogrammazione dei fondi regionali, quindi sempre fondi europei si tratta, su quali, diciamo, assi sono stati destinati. Quindi sono fondi europei destinati all'emergenza e dove sono stati, in quale settore sono stati, diciamo, destinati questi fondi, suddivisi tra regioni del Mezzogiorno, il blu, e del Centro-Nord. Cos'è che emerge da questa lettura? Emerge come le regioni del Centro-Nord, che sono state quelle più colpite, specialmente nel periodo fino a luglio, dal Covid, abbiano dovuto intervenire dove? Nella sanità, mercato del lavoro e nel sociale, mentre le regioni del Sud hanno potuto, come dire, tra virgolette, relativamente tralasciare questi aspetti, concentrarsi sull'istruzione e formazione, ecco, torniamo quindi, cominciamo a parlare di istruzione, e sulle attività economiche, quindi agendo evidentemente in contesti dove attività economiche meno robuste, per cui qui anche si legge, no, una interessante capacità di differenziazione, vuol dire sostanzialmente, io lo interpreto in modo positivo, più differenziazione vediamo, più vuol dire che il regionalismo ha funzionato dal profilo della flessibilità. Bene, quindi la ragion d'essere di un regionalismo qui sembra si riflette in modo abbastanza evidente. I dati che vi ho appena presentato, li abbiamo poi aggiornati a dicembre 2020. Vado veloce perché non c'è molto di nuovo, nel senso sono dati, come dire, più consolidati, ma non c'è troppo di nuovo da dire, se non che chiaramente abbiamo di nuovo le regioni del sud che sono le maggiori più attive, come vedete la parte rossa sono fondi di provenienza dei fondi comunitari e via via tutte le altre regioni. Quindi diciamo poi l'aggiornamento a dicembre ci consente di avere una panoramica più assestata, ma il quadro di fondo non cambia in modo importante. Oh, lasciatemi solo adesso 2 minuti per mostrarvi questo giochino che è prezioso che ha fatto Fabrizio, andando a fare un'analisi testuale dei titoli delle delibere di giunta di cui sopra. Quindi sono sempre delibere che abbiamo preso in esame per i dati e abbiamo fatto un'analisi testuale dei titoli. Perché? Perché emerge in modo molto impressionistico quello che è una dinamica interessante su quella che è l'enfasi, l'importanza relativa dei vari settori. Allora, questo è il periodo marzo-maggio, quindi siamo in piena reazione all'emergenza, imprese, famiglie e POR, FSE, FES, fondi comunitari, chiaramente sanno indicare che uno, un grande blocco di risorse provenienti dai fondi comunitari riversate sul sostegno delle famiglie, imprese e il sociale. Quindi tutto, come dire, come ci si dovrebbe aspettare. Maggio-luglio, quindi siamo dopo, diciamo, la prima fase di emergenza, diventa tutto più sgranato. Bene, si sta cominciando a differenziare il quadro. Bene, qui il regionalismo comincia a operare in modo più articolato. E ho solo indicato 3 elementi di interesse: agriturismo, macchinari, balneare, turismo. Quindi qui chiaramente le regioni cominciano a indirizzare i loro interventi laddove ce n'è più bisogno. Quindi evidentemente balneare mi aspetto che non sia esattamente la Valle d'Aosta, ma saranno regioni che hanno strutture produttive orientate al settore balneare e quindi hanno orientato il sostegno verso quei settori. Lo stesso per i macchinari, posso immaginare regioni come il Nord-Est. Agriturismo e turismo, qui ad esempio la Sardegna che nell'estate ha messo in campo una forte riprogrammazione dei fondi strutturali a favore dell'intero settore del turismo. È il regionalismo all'opera che comincia a differenziarsi, comincia a porre in essere interventi che vanno a coprire
necessità in contesti fortemente differenziati. Agosto-dicembre, solo per mostrare come di nuovo, dire, il sistema delle regioni comincia a orientarsi verso il nuovo, dire, la nuova emergenza, se vogliamo così, che è quella di distruzione della scuola. Quindi cominciamo a vedere istituti scolastici, scuole scolastiche, quindi cominciamo a vedere in modo puramente impressionistico, però come la priorità comincia a orientarsi verso il tema della scuola che a settembre evidentemente diventava preponderante. Scuola che, come vedremo poi, come ha detto già anche il direttore, è funzione tipicamente centrale, ma le regioni hanno giocato il loro ruolo. Su questo poi Gaetano Vecchione avrà molto di più di me da dire. Però ecco, questo per farvi vedere come il passaggio meramente impressionistico da marzo fino a dicembre mostra una capacità del sistema regionale di muoversi secondo quelle che sono le esigenze nel tempo, ma anche nello spazio, quindi differenziando gli interventi in funzione delle caratteristiche dei sistemi economici regionali. Chiudo, diciamo, fornendo rapidamente una prima valutazione del regionalismo alla prova dell'emergenza. L'abbiamo valutato guardando a elementi di rapidità, quindi in che misura le regioni hanno reagito rapidamente all'emergenza, di flessibilità, quindi capacità di usare risorse proprie e rimodulazione dei fondi comunitari. Se possiamo immaginare di fare un tagliando per il regionalismo, quindi individuare delle aree di intervento, di riforma, di miglioramento, a nostro avviso è molto, come dire, sommessamente, al di là dei grandi proclami di riforme, proponiamo due punti nodali. Uno, l'amministrazione capitale sul territorio, quindi la capacità di articolare politiche nazionali e regionali sul territorio dal punto di vista amministrativo, tema che emerge in ogni politica, basta pensare alle cassa integrazione, ed ora emergerà nel piano di resilienza, perché sarà di nuovo un tema fondamentale, come arrivare poi all'articolazione del piano, dei progetti sul territorio. Chiaramente c'è un tema di capacità amministrativa. E poi il rafforzamento, forma e prassi, della cooperazione tra regioni e Stato-regioni. È un tema che chiaramente ha funzionato poco, la polemica poi ha, come dire, forse enfatizzato questo aspetto, ma chiaramente è uno dei nodi su cui c'è molto da lavorare e da imparare anche da contesti esterni. Ha funzionato benissimo in paesi federali più maturi, come quello ad esempio tedesco in primis, ma anche australiano, dove sono state messe in atto delle politiche di cooperazione molto rilevanti e, come dire, lezioni interessanti da apprendere. Lascio con una considerazione. Ci siamo chiesti anche noi in istituto qual è il ruolo della ricerca in un momento su un tema come questo, politicamente molto sensibile, che induce schieramenti di ogni sorta, informazioni, come dire, superficiali. Per chi come noi si occupa di valutazione di politiche pubbliche, un tema è cominciare a fare analisi sulla base di dati, teorie e mettere, come dire, e proporre domande corrette. Sarebbe già un grande passo avanti. Per chi si occupa di politiche pubbliche, un modo corretto, robusto di affrontare questi temi è l'idea del controfattuale. Quindi non comparare come ha funzionato l'assetto istituzionale italiano rispetto ad un ideale normativo o platonico, ma confrontare, immaginare, fare un esercizio di controfattuale, appunto, come avrebbe funzionato l'emergenza con l'assetto centralista. Questa è la domanda da cui si può partire per fare una valutazione del sistema regionalista italiano e dei rapporti Stato-Regioni. Quindi immaginare un approccio controfattuale.
Io mi fermo qua, poi troverete sulle slide, in questa pagina trovate altri riferimenti per approfondimenti. Un'ultima cosa, tutti i dati che abbiamo messo assieme e le delibere sono liberamente consultabili al sito dell'Osservatorio Covid-19, scusate, non 16, il SIFTA. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie, grazie Andrea. E, il tema dell'istruzione è stato richiamato, diciamo, da Andrea. Adesso con l'intervento di Gaetano Vecchione cerchiamo di approfondirlo e di verificare bene, insomma, che in risposta sia all'emergenza che ad altri elementi, qual è stato, insomma, qual è il tema e, diciamo, soprattutto in termini di divario, di divario. Lascio la parola a Gaetano Vecchione. Eccoci. Condiviso lo schermo, spero si veda. Sì, lo Perfetto. vediamo. Non Perfetto. in Allora, modalità, ok. ecco, intanto ringrazio Andrea per l'invito, il direttore dell'istituto naturalmente e tutti i partecipanti per avere appunto l'occasione di riflettere e dibattere su questi temi a mio avviso così importanti. Allora, io ho preparato, ecco, ringrazio anche perché poi quando ti fermi un attimo a preparare e a strutturare una presentazione, ecco, io trovo che sia sempre un momento di grande apprendimento, no? In primo luogo per chi presenta e per chi organizza magari le letture e gli studi fatti sul tema. Allora, in questi 20-25 minuti, spero di stare nei tempi, anzi, se non dovessi farlo, vi prego di bloccarmi o comunque di intervenire. Vorrei strutturare l'intervento su queste tre questioni principali. La prima è collocare il sistema di capitale umano come fattore di sviluppo regionale. La seconda questione è perché il capitale umano è importante dal punto di vista dei processi di accumulazione che genera, e quindi le conseguenze che questi processi di accumulazione hanno sui divari territoriali. Su questa parte in particolare magari farò qualche riferimento in più anche alla letteratura, impostando però sempre appunto la presentazione, la prospettiva di discussione. E poi una terza parte, capitale umano e pandemia. Quindi andremo a vedere un po' di dati freschi sia sull'università che sulla scuola, per quest'ultimo caso appunto farò vedere la ricerca fatta da alcuni ricercatori in Valsi, molto molto interessante a mio avviso, e quindi concluderemo poi con qualche considerazione sul PNRR, e quindi quanto il tema capitale umano e divari territoriali è dentro il PNRR, in che misura, quantità, quali progetti e via dicendo. Allora, sviluppo regionale, perché il capitale umano è importante? Allora, questo è uno schema così proposto da uno studioso di economia regionale, che è Rodriguez Pose, che sicuramente molti di voi conoscono, che io diciamo, ho integrato con altre considerazioni. Allora, se l'obiettivo è lo sviluppo regionale, sono fondamentalmente tre gli aspetti decisivi, driver fondamentali: il capitale fisico, il capitale umano appunto, e l'innovazione e la ricerca. Okay? Questi tre driver, questi tre pilastri dello sviluppo regionale, come dire, vanno letti dal punto di vista della qualità istituzionale, ovvero la qualità istituzionale della regione, della provincia, del contesto territoriale che stiamo studiando, definisce il gradiente con il quale poi questi tre driver riescono a produrre o a non produrre sviluppo regionale. Cosa c'è da dire inoltre sul tema europeo, quindi sulle regioni europee, sulle regioni italiane? Che vi sono una serie di fattori esogeni. I primi hanno a che fare con i vincoli macroeconomici dell'Unione Europea, e quindi pensiamo, non so, al patto di stabilità e crescita, quindi parametri di Maastricht, oppure all'area valutaria ottimale, quindi tutta la subottimalità che l'Italia, in particolare alcune regioni che
soffrono il divario territoriale in Italia possono subire rispetto ad esempio ad altri paesi come i paesi dell'est e le regioni dei paesi dell'est, e poi infine alcune dinamiche globali sempre esogene sulle quali è difficile intervenire, che passano sopra anche le politiche e sulle quali appunto l'intervento della politica è molto complesso. Penso, non so, alla dinamica di geografia economica, centro-periferia, penso a una dinamica che ha a che fare con il cambiamento delle strutture demografiche, con la terziarizzazione dell'industria, e alle global value chain, quindi a tutto il fenomeno dell'outsourcing, insomma dinamiche sulle quali è difficile incidere. Quindi noi ci focalizziamo naturalmente sul capitale umano, cerchiamo di approfondire questo aspetto. Quali sono gli strumenti di policy? No? Allora, sulle dinamiche globali è molto difficile, se non impossibile, intervenire. È molto difficile intervenire sui vincoli macro europei. Sulla qualità delle istituzioni, diciamo, c'è un dibattito che di recente è stato aperto, proprio riaperto, diciamo, da Rodrigo Espose. Storicamente Douglas North ha sempre affermato che il cambiamento istituzionale è un processo di medio e lungo periodo. Ok? Appunto di recente Rodrigo Espose, facendo l'esempio di alcuni paesi dell'est, invece ha detto no, dobbiamo entrare nella prospettiva che le istituzioni possono cambiare anche nel breve e medio periodo. E quindi sul, diciamo, in quel disegnino che vi ho fatto vedere prima, come dire, l'unica leva sicuramente che può portare qualche risultato è quella del capitale fisico, del capitale umano e dell'innovazione. Tuttavia, per il caso italiano in particolare, se andiamo a vedere i dati, nel periodo 2008-2018, fonte CPT, i conti pubblici territoriali, abbiamo avuto una spesa in conto capitale per l'investimento pubblico, quindi la spesa in conto capitale della pubblica amministrazione al mezzogiorno, è diminuita del meno 50% in questi 10 anni, è diminuita del 50%, al centro-nord del 40%. Gli investimenti privati sono diminuiti del 32% al mezzogiorno e sono aumentati del 15% al centro-nord. C'è quindi un tema di basse istituzioni e bassi investimenti. Tre cose importanti. Allora, mi scuserete se l'ho presa un po' alla larga, parlo soprattutto con Andrea, con il quale spesso ci confrontiamo su questi temi, però a mio avviso è importante collocare bene la discussione per capire cosa effettivamente è possibile fare attraverso le policy. Allora, le cose importanti sono tre. Allora, intanto che le istituzioni e gli investimenti interagiscono fortemente, quindi non è utile, a mio avviso, insistere sul dibattito, sulla dicotomia tra localisti e centralisti, perché sono due forze che devono andare nella stessa direzione. Quindi qualsiasi disegno di policy che non contemporaneamente stimoli, soprattutto in tempi di pandemia, gli investimenti e punti a far crescere la comunità istituzionale, è destinato ad avere un output, diciamo, non ottimale. Secondo punto, il tema delle disparità territoriali riguarda non solo l'Italia. Dagli anni 80 in poi nasce un processo di progressivo allontanamento delle periferie dai centri, c'è una letteratura ormai ricca su questo tema, ed infine le disparità territoriali presenti in Italia, soprattutto per il caso del Mezzogiorno, sono ormai un caso europeo. Quindi c'è la storica mancata convergenza del Mezzogiorno e tutti i problemi di spesa che ben conosciamo, con l'accelerazione solo nella fase finale dei periodi di programmazione. C'è la cosiddetta mezzogiornification, così la definì Krugman nel 91, che spesso ce ne dimentichiamo, ma Umbria e Marche sono diventate regioni in transizione della programmazione 21-27. Quindi questo è un tema cruciale, un tema che ci deve far riflettere su una questione fondamentale. Il problema mezzogiorno è un problema nazionale. Se non riusciamo a risolverlo con politiche nazionali e con naturalmente il miglioramento delle istituzioni, ecco, il problema è che avverrà una mezzogiornificazione del paese, e questo sta già avvenendo. E poi c'è il problema dell'addizionalità. La Commissione europea, in tutti i documenti ufficiali da almeno 2 o 3 anni, ammonisce l'Italia che appunto sostituisce i fondi della politica ordinaria con i fondi della politica di coesione. A proposito dell'interazione tra capitale umano e istituzioni, guardate questo grafico, questa mappa presa da Alfano e Corano, un articolo recente su Covid e scuola. Queste sono le province italiane ordinate per date di apertura delle scuole.
Quindi quelle più chiare hanno aperto prima, all'inizio di settembre, quelle in grigio poco dopo, quelle più scure hanno aperto alla fine. Si vede subito una certa dicotomia, dualità, dualismo, l'ennesimo grafico sul dualismo tutto italiano. Però perché è importante questo grafico? Perché ecco, buone qualità, buone scuole, buone istituzioni ovviamente riescono ad aprire le scuole prima. E aprire la scuola prima vuol dire accelerare il processo di accumulazione di capitale umano. Ci torneremo tra un attimo. Qualche dato sulle disparità territoriali preesistenti. Allora, abbiamo qua, questa c'è una prospettiva comparativa europea, e poi c'è il confronto Italia-Mezzogiorno-Centro-Nord sulla scuola secondaria superiore e sull'istruzione terziaria. Allora, in generale l'Italia sulla scuola primaria e anche quella secondaria, inferiore e superiore, è in linea con gli altri paesi europei. Per esempio, appunto, i tassi di istruzione dei 25-34enni, vedete, sono nel 2019 assolutamente in linea con la media europea, addirittura superiori anche alla Francia o al Regno Unito. Diciamo, dov'è che perdiamo? Dov'è che c'è un gap difficile e grosso? È appunto l'istruzione terziaria. L'istruzione terziaria, 25-34enni, l'Italia è solo il 27,7%, con un incremento diciamo importante, ma comunque minimo rispetto ai livelli degli altri paesi. Quindi l'Italia è il 27,7% rispetto a una media europea al 28,40%, vedete, tutti gli altri paesi sono al di sopra. Il Mezzogiorno è al 21,3%. Rispetto al centro-nord al 31,6. C'è un problema con l'istruzione terziaria molto forte. Sulla scuola per l'infanzia e la scuola primaria, dicevo, lì prevale, diciamo, c'è un livello medio sia in termini di soprattutto in termini di partecipazione in linea con l'Europa. Ciò che diventa invece più problematico è il tema dei servizi. E qui passiamo ad una prospettiva comparativa regionale italiana, no? Che cosa abbiamo qua? Abbiamo scuole per l'infanzia, queste sono tutte le regioni del Mezzogiorno, poi c'è il confronto col Centro-Nord e con l'Italia, ecco, sia per la percentuale di bambini che frequentano l'orario prolungato, sia per la percentuale di bambini della scuola primaria che fanno il tempo pieno, che accedono al tempo pieno, vedete, il Mezzogiorno ha sempre valori che sono di un terzo rispetto a quelli del Centro-Nord. E capite bene che tipo di conseguenza può avere questo dato, ad esempio, sul mercato del lavoro, sull'accesso al mercato del lavoro, soprattutto femminile, per le note ragioni culturali e istituzionali delle regioni meridionali. Questo è un altro grafico che riguarda invece il tasso di passaggio dalla scuola all'università. Confronto Mezzogiorno-Centro-Nord, la linea blu è il Mezzogiorno, la linea rossa è il Centro-Nord. Allora, negli ultimi 20 anni, quindi fino all'ultimo anno accademico, sono gli ultimi dati disponibili, che cosa osserviamo? Osserviamo che a inizio anni 2000, quando c'è stata la riforma del cosiddetto 3 più 2, addirittura il tasso di partecipazione del Mezzogiorno è diventato del 73,2%, vuol dire che il 73,2% dei diplomati si iscriveva all'università. Questa situazione anche di sostanziale convergenza con il centro-nord, nonostante entrambe le aree, entrambe le ripartizioni hanno cominciato a declinare fino alla crisi 2008-2009, poi appunto questa convergenza è venuta meno. È ripartita una divergenza dopo la crisi 2008-2009 e dopo il periodo diciamo, di austerity e di tagli lineari applicati all'università. E si va allargando ancora di più negli ultimi anni, dopo diciamo, una lieve ripresina 2015, 2016, 2017. Diciamo questi sono dati interessanti perché soprattutto per il Mezzogiorno c'è una correlazione strettissima col ciclo economico, no? Quindi dal 2008-2009 crisi finanziaria, crisi industriale in Italia, crollo delle iscrizioni, 2015-2016 sono stati degli anni nei quali il Mezzogiorno è cresciuto molto, anche grazie appunto alla sparacciazione della spesa della programmazione europea e quindi diciamo un sostanziale trend di convergenza rispetto ai tassi di immatricolazione del centro-nord e poi un altro allontanamento. Che cosa
cosa è questo? Questi sono dati che dell'ufficio statistico del Ministero dell'Università, diciamo, sempre riguardo al tema di disparità territoriale, sono gli RTDB 2015-2019. Gli RTDB sono ricercatori a tempo determinato di tipo B, ovvero diciamo il più importante canale di reclutamento oggi nel sistema universitario. In poche parole, i ricercatori di tipo B sono quelli che diventano associati, quindi strutturati dopo tre anni. Insomma, è il concorso per ricercatore più importante che c'è oggi. Questa è la come dire, c'è un indicatore con la mappa sulla destra, sono gli RTDB per 10.000 abitanti. Insomma, anche qua si vede appunto un mezzogiorno, soprattutto Calabria, Basilicata, Puglia, più indietro rispetto al centro-nord, soprattutto Emilia, Toscana, Trentino. In generale, vedete, c'è 1,5 RTDB ogni 10.000 abitanti al mezzogiorno rispetto a 2,4 RTDB ricercatori universitari al centro-nord. Naturalmente, qua potremmo stare a discutere per ore, chi conosce un po' il meccanismo di assegnazione del fondo di finanziamento ordinario sa bene che da quando è stato introdotto la Gelmini si è creato un sistema di premialità, diciamo, in principio anche giusto, però un sistema di premialità a risorse calanti, no? Quindi che cosa vuol dire? La torta, se il primo anno è 100 e io la distribuisco sia su un criterio storico che su un criterio appunto di premialità, allora questo mi sta bene in teoria perché premio i migliori, no? Se però poi l'anno dopo la torta da 100 diventa 90 e l'anno dopo ancora da 90 diventa 80, e questo grafico che è il fondo di finanziamento ordinario, l'FFO, per l'Italia a valori reali, nel pezzi costanti 2015, che commentiamo da un attimo, insomma il concetto qual è? Se c'è una premialità a risorse costanti, di fatto io sto solo trasferendo dai più poveri ai più ricchi, per dirla con un linguaggio giornalistico alla Robin Hood, risorse per il sistema, no? Naturalmente c'è anche un tema di governance, c'è anche un tema di qualità istituzionale, come dicevo prima. Questa è un'altra statistica, sono gli IRC, che è considerato, diciamo, il progetto di ricerca più importante che si può vincere in ambiente universitario o comunque della ricerca italiana, europea, dal 2007 al 2015. Su 329 IRC italiani, solo 16 sono stati assegnati al mezzogiorno. Non ho avuto il tempo di aggiornare il dato, ma non mi immagino grandi differenze per gli ultimi anni, quindi solo il 5%. Quindi c'è un tema anche di reclutamento, c'è un tema di governance degli Atenei, naturalmente però c'è il tema, come dicevo prima, delle risorse. Questo diceva l'FFO, cosa viene fuori? Negli ultimi 3-4 anni c'è stato un incremento in valore reale anche significativo, soprattutto nel 2020, l'FFO è di agosto, diciamo quello 2020, quindi recentissimo. Tuttavia, guardate il livello del 2020 e guardate quello del 2008, no? Insomma, è diminuito anche in maniera sensibile. Questo è un tema noto sul quale però è importante tornare sempre. Bene, accumulazione di capitale umano. Diciamo, normalmente i processi di accumulazione di capitale umano vengono studiati con riferimento a quattro ambiti: partecipazione al sistema scolastico, partecipazione al sistema universitario, scelte di laureati presenti sul territorio e partecipazione a attività cosiddette di lifelong learning, che diciamo sono sempre più importanti, soprattutto diciamo in un mondo che stiamo vivendo, cioè un mondo nel quale appunto tutta la manifattura, tutta l'industria si va terziarizzando, il tema dell'automazione, il tema della creatività e non ripetitività dei lavori è importante, sempre più l'aggiornamento professionale dei lavoratori, anche degli operai della catena di montaggio. Allora, il punto 1, come dicevo prima, è in linea con la media dell'Unione Europea. Ci sono problemi enormi di reclutamento, salari docenti, di infrastrutture, edilizia scolastica, però diciamo più o meno ci siamo. Sul punto 4 siamo molto indietro. La Commissione Europea, l'OCSE continuamente ci segnalano soprattutto il tema appunto del lifelong learning. Approfondiremo soprattutto il punto 2 e il punto 3. Quindi, primo punto, partecipazione al sistema universitario. Tempo scorre, io sto molto indietro. Bene, allora, l'idea qual è? L'idea qual è? Perché è importante studiare la partecipazione al sistema universitario? Perché
più studenti entrano nel sistema universitario, più io accedo ai processi di accumulazione di capitale umano. Okay? Diciamo, gli approcci per studiare le scelte, quindi di matricolazione, sono tre. Si va a vedere il rendimento futuro, in termini di investimento sull'education, l'identità sociale, cioè il fatto che lo status, il fatto che io possa accedere all'università, possa laurearmi, oppure il contesto economico e istituzionale che impatta su questa scelta, no? Quindi, considerata la struttura degli incentivi, c'è una letteratura appunto che ha rilevato che ci sono, diciamo, c'è un effetto push sulla migrazione ante lauream, ovvero il fatto che lo status sociale oppure rendimenti attesi maggiori impattino sulla mia scelta migratoria, fa sì che alcuni studenti decidano di anticipare il momento migratorio e quindi si vanno a iscrivere da una regione, non so, dalla Liguria alla Lombardia, oppure dalla Basilicata alla regione Lazio. Gli studenti magistrali fuori regione in Italia sono di circa il 20%, che è, se vogliamo, anche una fisiologica share, insomma, è una percentuale fisiologica anche naturale, anche giusta, se vogliamo. Però ci sono i casi della Basilicata, del Molise, della Calabria. In Basilicata, per esempio, il 70% degli studenti lucani che si iscrivono a magistrale sceglie andare fuori regione. Questi sono dati che cominciano a essere davvero preoccupanti. Il contesto economico produce una minore propensione alla scelta di facoltà a vocazione produttiva, ingegneria, scienza, chimica, farmacia e economia, mentre il contesto istituzionale produce una maggiore propensione alla scelta di facoltà a vocazione non produttiva, giurisprudenza e scienze politiche, ad esempio. Anche questo ha un impatto perché va a modificare endogenamente la struttura del mercato del lavoro. Quindi, dal punto di vista della dinamica dell'immatricolazione, la dinamica ex ante, abbiamo un indebolimento quantitativo, migrazione ante laurea, e un indebolimento qualitativo, discorso delle facoltà produttive e non produttive, che ovviamente, come dire, è una distinzione un po' tranchant, come dire, suona anche abbastanza male, no? Tutti crediamo nell'importanza, della, diciamo, dell'università generalista, quindi nella ricchezza delle discipline, è un aspetto fondamentale. Quando dobbiamo però parlare del tempo della crescita, allora non possiamo non fare riferimento agli aspetti più prettamente produttivi e volti all'innovazione. Sulla dinamica invece del post laurea, quindi la share di laureati presenti sul territorio, allora qua diciamo ci sono fondamentalmente diciamo tre questioni. Vado più velocemente, altrimenti non ne usciamo. L'idea, diciamo, qualche dato: negli ultimi 40 anni il flusso migratorio medio annuo dal sud al centro-nord è stato di circa 110.000 persone all'anno, quello intellettuale, cioè dei laureati, circa 11.000. I laureati migranti meridionali sul totale migranti erano il 5% nell'80, il 28% nel 2018. Sta cambiando, è cambiata la struttura, diciamo, sono cambiate le caratteristiche del migrante meridionale. Se negli anni 50 e 60 migravano gli operai, dagli anni 80 in poi sempre di più i laureati, come abbiamo visto poco fa, adesso appunto anche gli studenti, i diplomati. Quindi si va sempre di più anticipando il momento migratorio. Non manca per l'Italia evidenza dell'impatto negativo della migrazione intellettuale sulle regioni più arretrate, riguardo per esempio agli effetti sulla crescita economica, sui tassi di disoccupazione, sulle finanze pubbliche, sui tassi di iscrizione all'università. Su quest'ultimo aspetto c'è un tema molto interessante. Non abbiamo il tempo di sviluppare tutto il dibattito brain drain, brain gain, brain circulation. Mi farà piacere tornarci se c'è qualche domanda su questo tema. Però ci sono alcuni studi, il primo quello di Faini del 2003, un altro del 2020 di Nifos Carrera Vecchione, dove rileviamo che all'aumentare dei tassi migratori di laureati, okay, che cosa succede? Diminuiscono i tassi di immatricolazione nelle regioni di origine, sia per un effetto, diciamo, psicologico legato naturalmente al contesto economico, sia per un effetto invece proprio di, come dire, assenza della possibilità migratoria, che sembra essere quasi l'unico scenario possibile. Su questo, se vi fa piacere, ci possiamo tornare.
Tornando alla struttura di prima, quindi abbiamo l'accumulazione di capitale umano, le dinamiche ex post quali sono? C'è un indebolimento quantitativo, quindi la migrazione post laureati che se ne vanno, c'è un indebolimento quantitativo 2, meno immatricolati, c'è un indebolimento quantitativo 3, più migrazione ante laurea, e c'è un indebolimento qualitativo, l'ipotesi best and brightest, the best and the brightest. In realtà non è più un'ipotesi, ma è una certezza, ovvero se ne vanno sempre i migliori. Bene, veniamo all'ultima parte della presentazione, cercherò di essere velocissimo perché penso di aver esaurito i miei 25 minuti già. Allora, è interessante sulla scuola osservare gli effetti delle misure restrittive adottate dal governo dal marzo 2020 in poi. Ci sono questi studiosi, diciamo, Invalsi, Riccardi e altri, che hanno preso il questionario Invalsi impartito a 480.000 circa studenti delle quinte elementari per l'anno accademico 2018-2019, hanno poi analizzato le risposte e condotto un'analisi georeferenziata considerando il digital device, quindi diciamo la dotazione di device digitali, computer, tablet e via dicendo, la capacità digital dei genitori e il livello di studio dei genitori e l'ambiente di apprendimento, cioè c'erano proprio delle domande, cioè hai a casa un posto comodo, confortevole dove studiare. Insomma, ci sono quattro mappe che mettono insieme appunto a coppie di due questi quattro elementi. Per esempio, guardate quella di sinistra, digital device e studio genitori. Allora, i puntini rossi sono i puntini nei quali c'è un alto livello di digital device e un alto livello di studio genitori, ovvero di formato di titolo di studio dei genitori, no? Si vede nettamente appunto una divaricazione, insomma il dualismo italiano tra le regioni del centro-nord, vede l'area di Torino, Milano, Venezia, l'area di, diciamo, emiliana, la stessa area di Roma rispetto a quella, non so, di Napoli, Palermo, Bari, no? Dove i punti diventano rosa e in alcuni casi viola. Lo stesso vale per il digital device e il digital genitori, queste mappe sono molto simili, diciamo, nell'output, oppure qua a destra ambiente apprendimento e digital genitori. Insomma, il concetto è che le condizioni di partenza dei bambini della quinta elementare di tutte le scuole italiane sono radicalmente diverse, strutturalmente diverse, e questo deve farci naturalmente interrogare dal punto di vista delle policy. Università, con il decreto ministeriale numero 234 del giugno 2020 sono stati stanziati 165 milioni per innalzare la no tax area da 13.000 a 20.000 della fascia 6, incrementando anche le agevolazioni per i 6 fino a 30.000. Okay? Quali sono stati gli effetti sugli immatricolati a livello regionale? C'è una correlazione tra il numero di immatricolati dell'ultimo anno, di settembre, il pro capite, i saldi migratori o altro? Questi sono dati appunto freschi, aggiornati a fine gennaio, avuti dall'ufficio statistico del Ministero dell'Università, relativi solo agli immatricolati triennali e ciclo unico. Allora, intanto questa è la, diciamo, il cambio e il delta degli immatricolati tra il 19-20 e il 20-21, due anni accademici. Okay? La mappa a destra sintetizza, ci dice cosa? Che alcune regioni considerate periferiche dal punto di vista dei tassi di immatricolazione, perché non è solo il Mezzogiorno che ha problemi, pure l'Umbria, pure la Liguria, ecco, sono andate molto bene. Vedete, l'Umbria addirittura ha avuto un incremento del 36% sugli immatricolati, la Liguria del 24%. Molto bene è andata anche la Sicilia. Okay? Questi sono dati provvisori, è possibile che aumentino piuttosto che diminuire gli immatricolati 2021. Quindi, così, ovviamente siamo, come dire, parliamo delle ipotesi, no? Cercando di stilare magari delle correlazioni, questa per esempio è la correlazione tra, abbiamo una scissa, il delta delle varie università e inordinata il saldo migratorio interno sulla popolazione residente. Ecco, qua non si intravede nessuna relazione così significativa.
mentre qua sì, cioè se mettiamo sempre in ascissa il delta in termini di cambio di immatricolare da un anno all'altro e in ordinata il pro capite provinciale, in parità dell'acquisto 2017, osserviamo che così, c'è una lieve relazione, cioè all'aumentare le università e gli atenei che hanno avuto maggiori incrementi sono quelle che lavorano in aree geografiche con PIL pro capite più basso. Ovviamente è una relazione molto lieve, stiamo approfondendo appunto questa relazione, però ecco, mi sembrava un dato interessante. Non so se ho altri due minuti per parlare del PNRR. Chiudi pure, ok, vai in grado. Sono giusto due slide. Che cosa c'è nel PNRR su questi temi? Okay. C'è la missione 4, istruzione e ricerca, che ha i seguenti obiettivi: colmare deficit di competenze, migliorare i percorsi scolastici e universitari agevolando le condizioni di accesso, rafforzare i sistemi di ricerca e la loro interazione con imprese e istituzioni. A questa missione sono assegnati complessivi 34 miliardi di euro, okay, che non sono pochi sui circa 200 dell'intero PNRR. Si tratta di 25 progetti su due componenti: potenziamento, competenze e diritto allo studio, e componente ricerca e impresa. Diciamo, ai nostri fini è interessante andare a vedere che nella componente 1, potenziamento, competenze e diritto allo studio, c'è una voce che si chiama accesso all'istruzione e riduzione dei divari territoriali. Per questa voce gli interventi saranno questi sei: alloggio per studenti, borse di studio per accesso gratuito all'università, fondo tempo pieno scuola, riduzione di varie competenze e contrasto abbandono, piano asili nido e servizi integrati, potenziamento scuola infanzia. A questi interventi sono dedicati circa 12 miliardi di euro, per un terzo, più di un terzo, delle risorse complessive per la missione 4, quindi sicuramente uno sforzo significativo. Naturalmente, come diceva pure Andrea nelle sue conclusioni, c'è da capire come tutto ciò verrà implementato, il tema della governance, ma questi sono fatti di cronaca sui quali non ci soffermiamo. Grazie a tutti e scusatemi se sono andato un po' lungo. Grazie a Gaetano Vecchione. Per cercare di completare adesso il quadro delle autonomie di fronte all'emergenza, passo la parola a Patrizio Lattarulo, che ci parlerà appunto del ruolo degli enti locali appunto nel fronteggiare la crisi sanitaria. Buongiorno, io parto da una breve... Si vede tutto? È tutto ok? No, non si vede il suo schermo. Ah, ecco. Ora sì, però. Ok. Adesso sì. Bene, vado. Allora, parto da una breve premessa che riguarda il fatto che l'emergenza sanitaria e le conseguenze economiche hanno coinvolto massicciamente gli assetti decentrati. La necessità di intervenire prontamente e in modo capillare ha chiamato in causa tutti i livelli dell'amministrazione e della politica e soprattutto i livelli di governo più vicini al territorio. In questo contesto, durante il periodo di emergenza sanitaria, i comuni sono stati chiamati a intervenire prontamente con interventi fondamentali per garantire in modo tempestivo ai propri cittadini funzioni e servizi fondamentali rispetto alla crisi sanitaria e economica che ha investito il Paese. Per trattare questi argomenti, quindi per entrare nel merito di questi argomenti, io vorrei affrontare i punti che trovate qui indicati. Quindi, il ruolo dei comuni nella gestione della pandemia, qualche considerazione in merito al periodo strettamente pandemico. Il secondo punto riguarda gli scenari, cioè vorrei capire o dare delle prospettive di medio periodo su quali sono i cambiamenti più strutturali, almeno cercare di indagare i cambiamenti più strutturali del contesto urbano, e quindi devo guardare le trasformazioni urbane e gli usi delle città, farò riferimento a questo sistema conoscitivo. L'ultimo punto riguarda le opportunità e le sfide, cioè all'interno di un quadro fino ad ora dalle caratteristiche abbastanza
fosche e preoccupanti. Il terzo punto riguarda il nostro faro, il faro che ci illumina nel futuro, e cioè gli investimenti, i lavori pubblici e il ruolo del PNR, come già abbiamo sentito, che abbiamo già visto introdurre precedentemente e che appunto rappresenta per tutti in questo momento una speranza. Dunque, ecco, no. Ok, quindi entro nel merito del primo punto. Una prima considerazione riguarda l'evoluzione dei bilanci degli enti e quindi vediamo come sostanzialmente durante l'evento pandemico si sono ridotte tutte le entrate delle amministrazioni in modo molto significativo. In alcuni casi sono stati ridotti alcune basi imponibili, e questo è l'effetto sull'addizionale IRPEF, che vedremo magari in modo più significativo nell'anno prossimo, ma anche TOSAP e COSAP e altre fiscalità. Dall'altra parte, alcuni pagamenti vengono esclusivamente rinviati, penso qui all'IMU, ma molti dubbi naturalmente abbiamo sul fatto che prima o poi si possa, possano effettivamente rientrare nelle casse degli enti. Il fatto che queste risorse siano state in larga parte ristorate, almeno fino ad ora, e che vi sia stata una corrispondente riduzione dei costi per l'offerta di molti servizi, pensiamo alle mense scolastiche, pensiamo al trasporto pubblico, almeno in una prima fase, non è per noi effettivamente un elemento di rassicurazione e di tranquillità sulle prospettive future. Allora, qui vi presento una delle fiscalità più importanti, di cui si è più discusso e che hanno risentito maggiormente dell'evento pandemico, e in particolare l'imposta di soggiorno. Da un lato, mi sono dimenticata di dire che purtroppo farò riferimento in larga parte a dati per la Toscana. Questo perché, volendo dare un'ottica, una visione molto congiunturale, i dati a livello territoriale sono disponibili in tempi più rapidi. Quindi vi chiedo, chiedo scusa, ma vi chiedo di fare uno sforzo di individuare, diciamo, nella regione toscana un po' un caso studio di riferimento. Molte delle dinamiche sono poi naturalmente generalizzabili anche al resto del paese. Qui abbiamo l'imposta di soggiorno. Quello che vi faccio vedere è l'andamento delle presenze turistiche nella nostra regione, in particolare la variazione tendenziale delle presenze. E vediamo ovviamente la riduzione nel periodo nella prima ondata pandemica. La ripresa nel periodo estivo, si vede ancora tutto bene? Qui compaiono dei messaggi. Sì, no, Vabbè. tutto, noi vediamo Ah, bene. scusatemi. Allora, la ripresa nel periodo estivo e naturalmente il nuovo crollo. Vediamo in blu le strutture ufficiali, con blu tratteggiato invece tutte le strutture, e quindi vediamo che il differenziale rispetto agli anni precedenti viene sostanzialmente recuperato nel periodo estivo. Quello che però vedete in rosso è lo scenario ottimistico che avevamo impostato prima dell'estate e che invece non si è potuto mantenere, quindi abbiamo il crollo del secondo evento pandemico. La conseguenza in termini di imposta di soggiorno è che questo ha gravato soprattutto sulle realtà arte e affari, quindi su comuni centrali rispetto al turismo balneare e rispetto alla campagna e collina. Un secondo, non capisco bene come fare a girare queste. Oh. Dunque, dal lato della spesa invece, l'intervento più significativo del periodo pandemico riguarda il Fondo di Solidarietà Alimentare. Gli enti territoriali sono stati chiamati a sostenere
spesa per il supporto ai propri cittadini molto rapidamente, molto urgentemente, proprio nella prima fase pandemica. Sono stati stanziati quindi prima 400 milioni e poi a novembre ulteriori 400 destinati all'erogazione di generi alimentari di prima necessità alle persone bisognose. Le risorse sono importanti, sono significative, perché la spesa per funzioni sociali è intorno ai 3 miliardi nel complesso dei comuni, quella tradizionale e quella abituale, quindi è un ingresso di risorse molto importante. Queste d'altra parte devono far fronte a una crescita di bisogni e di necessità particolarmente significativo. Nel corso del 2020 l'aumento dei nuovi poveri in Toscana è stato del 20%, quindi 20.000 unità in più rispetto al periodo precedente. La distribuzione delle risorse tra comuni ha privilegiato la scelta di basarsi sulle popolazioni, quindi l'80% dei fondi era articolato sulla popolazione e il 20% sulla distanza del reddito medio IRPEF. Quindi la scelta di privilegiare l'aspetto della popolazione è presumibilmente dovuto intanto alla mancanza di informazioni rispetto al target effettivo, quindi delle nuove fasce di povertà, ma certamente anche per non penalizzare le aree del nord che soprattutto in un primo momento erano quelle che erano più colpite dalla pandemia. Qui nella slide vedete invece che questo tipo di articolazione per popolazione ha di fatto penalizzato le città più grandi, quelle dove si concentrano in termini relativi, quindi rispetto alla popolazione, le fasce più deboli e marginali della popolazione. Passiamo quindi rapidamente al secondo punto dell'analisi, quindi gli scenari, le trasformazioni urbane e gli usi della città. Un primo punto riguarda il 2021. Il 2021 non è un anno facile per il nostro paese. Abbiamo sentito anche ieri i nuovi dati dell'Istat, le previsioni del PIL sono di un meno 12% in Italia, la perdita di occupati, appunto, che sentivamo ieri, è intorno ai 400-500.000 unità e abbiamo anche quindi la crescita dei nuovi poveri anche a seguito dell'interruzione delle tutele dei lavoratori. Quindi nel 2019 i poveri, le situazioni di marginalità erano quantificabili in 105.000 unità, nel 2020 abbiamo un aumento del 20%, quindi 121.000 unità, nel 2021 a seguito dell'interruzione delle tutele potremmo aspettarci un aumento delle condizioni di marginalità fino ad ulteriori 58.000 soggetti. Detto questo, ora invece appunto voglio guardare più agli effetti di medio-lungo periodo, quindi le prospettive e le tendenze demografiche. A sinistra vedete le tendenze demografiche distinte per tipologia di polo dagli anni 60 al 2019, quindi quelle più tradizionali che vedono in verde la contrazione della popolazione residente nelle aree interne, l'andamento più discontinuo in blu delle aree centrali, dei poli, a favore invece questi spostamenti di popolazione a favore delle cinture e delle aree intermedie. La popolazione cerca luoghi di vita, soprattutto le giovani coppie, più consoni, più alle proprie esigenze abitative e con costi inferiori a quelli delle aree centrali. Se guardiamo invece al periodo pandemico, sul lato destro vediamo che la popolazione, le presenze demografiche, qui si tratta di un periodo molto breve, da gennaio a agosto, quindi diciamo che sono delle indicazioni molto tendenziali. Vedete anche le variazioni percentuali sono molto modeste, ma è ovvio perché questi sono fenomeni che si sviluppano nel più lungo periodo. Comunque, per quanto è possibile misurare nel breve periodo, vediamo che si riducono anche marginalmente le presenze nei capoluoghi a favore delle aree più servite, cioè le aree interne e i poli non capoluogo, dove appunto ci sono comunque livelli di servizio elevati, ma anche per la prima volta a favore delle aree intermedie e delle aree periferiche. Se guardiamo all'andamento dei valori immobiliari per le principali città italiane, vediamo invece che nel periodo pandemico le vendite non subiscono grandi cambiamenti, quindi il lockdown ha spinto alla ricerca di nuove esigenze più adatte alle emergenti necessità
abitative, il mercato delle vendite sì, si ridimensiona, ma non subisce alla fine flessioni particolarmente pesanti nelle grandi città. Crolla invece il mercato degli affitti, perché naturalmente tanto ci sono politiche di calmierazione dei prezzi in molte città, diminuisce la domanda di studenti, diminuisce la domanda di affari e c'è un crescente, ovviamente, come sappiamo, ricorso al telelavoro. Questa slide è importante perché si riducono tutti i redditi dei cittadini legati al patrimonio, quindi tutte le basi imponibili connesse al patrimonio. In termini di classe demografica, vediamo che la riduzione, la variazione dei prezzi negativa dei valori immobiliari, quindi dell'acquisto e delle vendite, è maggiore nelle classi demografiche più piccole, laddove, come vedete nell'ultima colonna, base imponibile e base imponibile a metro quadro e base imponibile media per abitazione, questi valori sono inferiori alle grandi città, alle città medie e grandi. Quindi i valori immobiliari si riducono di più nei contesti più piccoli e su valori immobiliari più bassi. Quindi si amplia la forbice tra valore immobiliare e imposta dovuta sull'abitazione. Questo è il tema dei valori catastali e quindi dell'ammodernamento, dell'aggiornamento dei valori catastali. Si amplia la differenza tra quello che è il valore reale del proprio patrimonio e quello che è l'imposta dovuta, soprattutto nelle aree più interne e con i valori più bassi. Uno dei cambiamenti nei comportamenti introdotti dal lockdown è destinato a confermarsi, è lo smart working. Abbiamo stimato la propensione a fare smart working basandoci sul settore e sulle funzioni, quindi i lavori telelavorabili, la popolazione che può accedere a questi lavori telelavorabili e vediamo nella slide di sinistra, nella parte di sinistra, che i capoluoghi, nel capoluogo il 37% delle posizioni lavorative e il 37% della popolazione può teoricamente utilizzare lo smart working. Si tratta di attività prevalentemente impiegatizie e intellettuali. A destra queste percentuali si riducono per le aree periferiche al 25%. Quindi nelle aree periferiche, dove naturalmente il lavoro riguarda più funzioni o commerciali o agricole o operaie, il ricorso allo smart working è meno agevolato, meno possibile. Questo vuol dire che circa il 36% della popolazione nelle aree centrali e 25% nelle aree periferiche non deve spostarsi tanto internamente ai comuni quanto tra comuni per accedere, no, al proprio lavoro. Tendenzialmente potrebbe evitare di spostarsi. A destra invece vediamo una cartina per la Toscana. Il punto bianco in mezzo all'area colorata è Firenze e quello che vediamo è il bacino di attrazione su Firenze degli spostamenti pendolari e la riduzione potenziale, in base alla definizione appunto di smart working, della popolazione che può accedere o richiederà di accedere alla città. Quindi la riduzione del flusso di accesso alla città per movimenti pendolari. Si tratta del 40% di popolazione in meno che potrà evitare di accedere alla città. Si tratta peraltro di popolazione appunto più impiegatizia, mansioni intellettuali, quindi quella che ha una propensione al consumo maggiore. Quindi se è vero che l'uso della città da parte di popolazione non residente comporta un costo, è anche vero che da questo punto di vista potrebbero venire a mancare importanti risorse per la città. Guardiamo quindi ai fattori di attrattività territoriale, le infrastrutture naturalmente, però non saranno più le infrastrutture, diventa più importante non tanto la dotazione fisica infrastrutturale quanto la connettività digitale. Nella cartina a destra, a sinistra vediamo in colore più scuro tutta l'area con maggiore accessibilità infrastrutturale e la forte disparità con le aree marginali, che sono quelle del sud della Toscana e del nord della Toscana. La parte più scura è la parte dell'Arno, chiedo nuovamente scusa per dover fare riferimento all'interno della Toscana, che collega Firenze
alla costa e quindi l'area urbanizzata. Quindi questa è una fotografia sostanzialmente che riproduce molto fedelmente l'area urbanizzata. Nella parte destra però trovate per tipologia lo stesso concetto per tipologia di comune, polo e area periferica. Come vedete, nei poli urbani l'accessibilità digitale è ovviamente molto più elevata. Questo rappresenta un freno a quella ricollocazione o quella ridistribuzione di funzioni al di fuori delle aree centrali di cui vi stavo parlando poco fa. Un altro fattore di attrattività territoriale è la disponibilità abitativa. Naturalmente le famiglie, gli individui stanno esprimendo un'esigenza, stanno percependo un'esigenza di abitazioni più consone al nuovo sistema lavorativo, quindi abitazioni più ampie, abitazioni più comode, dove poter passare più tempo, che prevedano anche una possibilità di un luogo di lavoro agevole. Quali sono gli spazi disponibili? Gli spazi disponibili naturalmente sono al di fuori delle aree urbane, dove invece la densità è già elevata, possono andare a ricollocarsi tanto in secondo case quanto in nuove abitazioni, lontano appunto dai centri urbani. Quindi la maggior convenienza a spostarsi fuori dai centri urbani, anche dal punto di vista economico, naturalmente, perché con risorse diverse possiamo accedere a dimensioni più ampie dell'abitazione, che è quello che presumibilmente parte della popolazione potrà cercare di fare. Quindi un alloggio di 78 metri quadri può costare in un polo 820 euro al mese, in un'area intermedia, non in un'area periferica, in un'area intermedia può costare il 20% o meno. Così con una certa cifra, diciamo 820 euro al mese, possiamo accedere a una struttura abitativa di 78 metri quadri nel polo e di 100 nell'area periferica, quindi un trade-off tra costo e dimensioni abitative. L'ultimo punto riguarda le opportunità e le sfide per gli enti locali e gli enti territoriali. E quindi naturalmente si entra sul recovery fund. Nonostante gli enti locali non siano stati fino ad ora coinvolti all'interno del processo, non sono poche, in ogni caso, gli interventi che in qualche modo potranno, sembrano destinati a riguardarli direttamente: il turismo e la cultura, la tutela del territorio, le infrastrutture sociali e quant'altro. Quindi, abbiamo cercato di ricostruire le cifre che potrebbero essere di interesse per i comuni e abbiamo, in prima approssimazione risorse pari a circa 12-13 miliardi che potrebbero riguardare nel prossimo futuro gli investimenti dei comuni. IFEL ha parlato di 42 miliardi, tenendo conto anche dei fondi comunitari che stanno ripartendo. Infatti, a quelli del Next Generation si aggiungono i fondi QFP. La ricaduta sui comuni dipende però dall'articolazione per regione, sia del settore di intervento, quindi infrastrutture versus finanziamenti agli operatori e alle imprese, sia nella struttura di concentrazione, quindi decentramento a favore degli enti locali oppure centralizzazione nelle mani di enti, istituzioni centrali. Vorrei però anche ricordare dove siamo ora sul fronte degli investimenti pubblici. Come diceva anche Vecchione, abbiamo alle nostre spalle un decennio di forte contrazione degli investimenti pubblici, lo vedete nella parte sinistra, dovuto sostanzialmente alla necessità di rigore dei conti pubblici, al rientro dei conti pubblici, e quindi sono ridotti sostanzialmente la parte più flessibile della spesa pubblica, gli investimenti. I comuni e le amministrazioni decentrate hanno una forte responsabilità perché circa il 50% delle risorse, più del 50% delle risorse per gli investimenti è nelle mani degli enti territoriali, e c'è oggi molta preoccupazione rispetto all'effettiva capacità di utilizzo delle ingenti risorse di origine europea. Tra le principali criticità vi sono l'impoverimento delle risorse umane e delle competenze degli enti e la complessità delle regole che governano il sistema dei lavori pubblici, quindi il contratto, il codice dei contratti. A destra vi faccio vedere che, nonostante tutto,
gli enti locali stavano riprendendo a investire perché, vedete la linea tratteggiata, in ripresa quello, l'andamento dei nuovi lavori avviati da parte dei sistemi pubblici. Nonostante questo, naturalmente, è corretto, è giusto, c'è molta preoccupazione attorno a questi due aspetti. Recentemente con Agenzia di Coesione, l'IRPET e altre regioni, altri istituti anche di ricerca regionale, abbiamo fatto questa indagine sui responsabili unici di progetto, che sono i responsabili appunto dei progetti, degli interventi presso gli enti, e quindi hanno competenza e interesse sulle modalità per accelerare i tempi dei lavori. Abbiamo fatto un'indagine abbastanza complessa e abbiamo posto poi una domanda finale sull'accelerazione dei tempi dei lavori pubblici, che punta l'attenzione da un lato sul rafforzamento del personale e soprattutto delle sue competenze, in secondo luogo su un quadro normativo stabile, cioè il continuo cambiamento di norme e di politiche è un elemento che complica molto l'attività a livello decentrato, l'attività degli enti. Infine la semplificazione burocratica, in particolare i percorsi autorizzativi, che rendono incognito i tempi dei lavori e spesso li allungano in modo indefinito. Quindi questi sono i tre punti che vi presento in anteprima, poi avremo modo di approfondire successivamente, di una indagine che ha riguardato 500 RUP in Toscana, ma oltre 2000 in Italia, anzi nelle sei regioni. Quindi questa è l'ultima slide con la quale concludo, sottolineando, riprendendo le tre parti della presentazione, e cioè che gli enti locali hanno avuto una grande responsabilità nella gestione della pandemia, e questa responsabilità non è finita, quindi dei cambiamenti e uno sforzo molto forte attende anche quest'anno e gli anni a seguire. Le trasformazioni urbane che la pandemia ha innescato avranno degli effetti di medio-lungo periodo e sembrano andare nella direzione di una ridistribuzione dai poli centrali alle aree interne, fino al punto che potremmo dire che il paradigma della concentrazione urbana come propulsore di crescita potrebbe uscirne ridimensionato. Come nota positiva, ma anche, come dicevo, come preoccupazione, si apre una stagione di investimenti che porterà grandi cambiamenti e nuova modernità alle città in grado di accettarne la sfida. Qui concludo e vi ringrazio. Grazie a Patrizia. Visto alcuni interventi qui tra le domande, dovremmo pubblicare, come ho detto inizialmente, la registrazione dell'intero webinar e ovviamente cercheremo poi di integrarlo anche con le presentazioni degli autori. Non ci sono domande, ne vorrei fare io una, eventualmente visto abbiamo ancora un po' di tempo, a Patrizia, soprattutto su quest'ultimo tema sul tema degli investimenti, se nell'indagine che avete fatto in qualche modo non ho visto fra gli elementi che in qualche modo hanno inciso il tema, quello del, diciamo, introdotto dalla 164 del 2016, cioè il tema della possibilità di eseguire operazioni di indebitamento da parte degli enti locali in una sorta di consolidato regionale, cioè facendo scambi, no, di spazi di bilancio fra i diversi livelli di governo. Cioè, se questo strumento era uno strumento che aveva preso piede o no, questo mi interessava capire, cioè se c'era un'indagine diversa qualcosa. Sì, quello strumento è uno strumento estremamente interessante perché ha avuto anche dei risvolti, un'efficacia molto positiva, soprattutto in alcune regioni dove è stato attuato in modo più intenso, quindi dove c'è stata una governance regionale più efficace. Uno tra questi, la regione Emilia, che ha reso disponibili importanti risorse per gli enti territoriali, e quindi c'è stata anche partecipazione a questa politica da parte degli enti e una capacità di azione molto migliorata. Quindi sì, è attivo, è stato efficace, dal nostro punto di vista devo dire che andrebbe ulteriormente un sentiero di lavoro sul quale varrebbe la pena lavorare, ma ci sono molte resistenze. Ok, grazie. Vedo che c'era
Antonino Iacoviello che voleva fare una domanda, se cortesemente la digita così la giriamo ai relatori. Nel frattempo non so se diciamo, qualcuno dei relatori vuole aggiungere o vuole fare delle ulteriori considerazioni, nel frattempo così che aspettiamo la domanda di Antonino, vedo che... Allora, io a questo punto procederei allora con le conclusioni, appunto con il professor Giulio Salerno, a cui lascerei la parola per chiudere il nostro webinar. Grazie. Fabrizio, grazie, ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti e credo che questo primo webinar, dato il segno davvero dell'obiettivo che intendiamo raggiungere, cioè vale a dire partire dalla realtà effettuale, quindi non partire da problematiche astratte, da questioni ordinamentali sulle quali si dibatte da lungo tempo, ma cercare di dare un contributo di riflessione a quello che diciamo, il nostro stakeholder, vale a dire alle istituzioni territoriali, su come affrontare meglio le questioni, le gravissime questioni che emergono dalla pandemia. Io ho preso tanti appunti sugli interventi che sono stati fatti. Partirei ovviamente da quello di Andrea Filippetti. Credo che questo lavoro di indagine che l'ISIRFA ha avviato di monitoraggio sugli interventi delle regioni sia un lavoro non soltanto originale, ma anche molto dettagliato, che potrà fornire delle indicazioni estremamente interessanti sulle capacità delle regioni di poter reagire e diciamo, sulla qualità di questi interventi delle regioni. Sono usciti fuori dalla relazione di Andrea degli esiti a dir poco sorprendenti, perché gli interventi messi in campo dalle regioni del sud con una particolare, diciamo, velocità sorprendono, non sorprendono ovviamente gli interventi che sono partiti da alcune delle regioni a Stato speciale, ma credo che sia emerso soprattutto il tema dello schiacciamento dei bilanci regionali. A noi certo questo interessa particolarmente perché qui si apre la partita decisiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che è rimasto praticamente lettera morta. Noi ci troviamo con una Costituzione finanziaria provvisoria, la legge sul federalismo fiscale, la 42 del 2009, per gran parte è rimasta inattuata, le problematiche dei costi standard sono ancora presenti e il processo di definizione dei fabbisogni standard è ancora molto lento. C'è la questione ovviamente del regionalismo differenziato, che rappresenta una sorta, diciamo, di problematica che sta sullo sfondo e che credo per fortuna abbia perso quella iniziale connotazione, non dico secessionistica, ma diciamo di rafforzamento di territori già avvantaggiati, che potrebbe essere recuperato in una logica di maggiore flessibilizzazione dei modelli di governance. E poi molto importante anche quello che è uscito fuori dalla relazione di Andrea, vale a dire i rapporti con le fonti di finanziamento europee, e probabilmente questo dimostra che soprattutto sul tema, per esempio, della rimodulazione dei fondi europei, questo dimostra che quando c'è un maggiore, migliore e più coerente coordinamento fra le strutture europee nazionali e regionali e degli enti territoriali, allora quel deficit di impiego di questi fondi può essere parzialmente affrontato e risolto in modo senz'altro migliore. Naturalmente la questione che adesso è sotto gli occhi di tutti è come questa capacità che le regioni o alcune regioni hanno mostrato di potersi attivare possa essere davvero recepita e accolta all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sappiamo tutti bene, guardando sia la prima che la seconda bozza, che la presenza e il coinvolgimento delle istituzioni territoriali,
non delle voci del territorio che qualche volta sono giunte, sono state esaminate e considerate, ma delle istituzioni territoriali, è stato un coinvolgimento piuttosto, diciamo, problematico, e quindi credo che probabilmente da questo punto di vista, chi, dovrà poi procedere alla stesura, definitiva dovrà compiere uno sforzo senz'altro più importante. Il professor Vecchione ha illustrato molto chiarezza quale sia il rapporto strettissimo tra la qualità istituzionale e i fattori che la determinano e ne consentono lo sviluppo e l'accrescimento. E devo dire, a me è piaciuto molto l'approccio del collega, soprattutto quando ha sostenuto una evidenza palese, ma che in Italia viene purtroppo spesso dimenticata sulla base di pregiudizi quasi ideologici, vale a dire che bisogna abbandonare assolutamente la visione di contrapposizione tra localisti e centralisti, perché il vero problema è quello di riuscire a assicurare una qualità istituzionale nazionale e quindi a convogliare, diciamo, le migliori energie, le migliori strumentazioni per accrescere questa qualità sia al centro che nei territori. Soprattutto è molto preoccupante quanto il collega ci ha illustrato relativo al fatto che le disparità territoriali crescono. Abbiamo queste regioni che un tempo venivano considerate delle regioni tra le, diciamo, quelle che potevano fornire le migliori prospettive anche di qualità della vita, come per esempio l'Umbria o le Marche, che viceversa, insomma, hanno subito un arretramento molto importante. E soprattutto mi ha colpito quell'aspetto relativo al fatto che le disparità territoriali non sono soltanto, questo lo sappiamo bene, un problema nazionale storico, ma sono anche e soprattutto un problema europeo. Dal punto di vista nazionale, sappiamo bene che nel 2001 la Costituzione è stata cambiata volendo cancellare la parola mezzogiorno dal testo costituzionale, una scelta anche questa, diciamo, non soltanto formalistica, ma che aveva un contenuto politico preciso, ma purtroppo una scelta che ha dimenticato una realtà che è evidente, come ha detto il collega Vecchione, in tutti gli ordinamenti sempre si riscontrano disparità territoriali all'interno degli ordinamenti, non si vede perché noi non dobbiamo dare anche un rilievo costituzionale a questa disparità, potendo elaborare e creare strumenti appositi specifici per affrontare questo problema. Sono stati poi molto importanti i riferimenti che il collega ha fatto anche a molti aspetti relativi a competenze degli enti territoriali che purtroppo in Italia sono stati dimenticati oppure sottratti alle regioni attribuiti impropriamente allo Stato. Penso soltanto al problema relativo all'istruzione terziaria e professionalizzante e gli ITS. È stato clamoroso lo scippo effettuato dallo Stato quando ha attribuito la competenza degli ITS allo Stato, sottraendola alle regioni. Le regioni non hanno battuto colpo, ma l'effetto qual è stato? Che lo Stato ha creato diciamo, questi organismi ad assetto variabile, che sono gli ETS, che hanno un'efficacia positiva, senz'altro, ma con numeri assolutamente risibili rispetto agli stati con i quali ci dobbiamo confrontare. Quindi, diciamo, tanti dati, tante indicazioni credo interessanti per riflessioni ancora più significative dal punto di vista dell'assetto delle competenze tra i diversi livelli territoriali. La dottoressa Lattarulo ha fornito un quadro davvero estremamente preciso su quali sono gli effetti che la pandemia ha determinato a livello locale. Il caso di studio Toscana credo che sia esemplare per tanti aspetti che ci sono stati segnalati relativi alle fonti di finanziamento, relativi all'incremento delle marginalità, relativi ai mutamenti demografici, al mutamento dei valori immobiliari, allo smart working, alla
connessione digitale. Credo che sono tutti fattori che gli enti territoriali dovranno prendere in considerazione nella determinazione delle loro policy, ma certo sono anche elementi che dovranno essere presi più in considerazione a livello più generale se in Italia si intende avviare con serietà, a mio avviso, quel processo di ridefinizione della geografia amministrativa, come diceva all'inizio Andrea Filippetti, quella tematica che si è provato a risolvere un po' con l'accetta quando si è provato a intervenire sulle province, ma che invece richiede un'attenzione ai dati di fatto, alle condizioni effettive e oggettive nelle quali le singole collettività si trovano a vivere e anche al cambiamento. Per esempio, il fatto che il paradigma della concentrazione urbana non possa più essere considerato un motore di sviluppo a priori, e questo è un elemento importante perché chiaramente la modificazione degli stili di vita, di lavoro e il maggior distanziamento che l'epidemia ha determinato e credo continuerà a determinare in futuro, almeno nell'immediato, produrrà anche qui delle conseguenze importanti anche nella configurazione della geografia politica territoriale. Questo mi consente di dire che questi webinar che abbiamo iniziato oggi hanno appunto questo taglio multidisciplinare, quindi non soltanto giuristi ma economisti, geografi, e per esempio, ecco, vi voglio subito dire che il prossimo incontro è programmato, salvo cambiamenti, ovviamente vi arriverà la newsletter, l'11 marzo, e sarà un incontro che faremo in partnership con la Società Geografica Italiana, avrà per oggetto per l'appunto pandemia, territori e città, in modo particolare, e le aree interne. Potrà essere un'altra occasione di approfondimento che consente di dare un quadro ancora di maggiore consapevolezza in relazione ai tanti aspetti che sono interessati da questa pandemia, che speriamo passi, ma i cui effetti dobbiamo ancora affrontare, che speriamo possano essere, diciamo, parzialmente affrontati anche mediante l'aiuto e il concorso dell'Europa. A me quindi adesso non resta che ringraziare ulteriormente tutti, a partire da Fabrizio Duzzi che ha coordinato questo incontro, dai tre colleghi ed esperti che sono intervenuti, e vi do appuntamento per il prossimo incontro. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.